Eccoci finalmente, tornati qua, appuntamento fisso oggi, piovigina, vabbè, una giornata un po' particolare. Comunque il Ceris è un ristorante, vabbè, una stella Michelin, come potete ben notare, ed è associato, cioè il ristorante è gestito da Romain Fornel, presso l'hotel Ola di Barcellona, un 5 stelle. Adesso vi farò vedere la pausa pranzo qui in questo bellissimo posto. E qui ci avviciniamo verso l'ingresso, l'avete già conosciuto. Ci siamo signori, eccoci qua. Voilà. C'è stato un piccolo problema tecnico, quindi ci hanno fatto accomodare qui nella galleria, nel posto. E ci offriamo una coppa di vino in attesa di poter accedere alla sala. Oggi mangio di fronte al banco, insomma, quindi potrò gustare anche la preparazione dei piatti. È molto particolare tutto qua, come vedete, molto raffinata la presentazione. Inizieremo sicuramente, sono già stato qua alcune volte, avrete già visto il video. Vediamo un po' cosa succede, però sono ovviamente già convinto che andrà tutto molto molto bene. Pane molto croccante di calamari. Sì. Con miso, qui il vermouth è liquido, lo abbiamo comentato una volta perché è liquido per dentro, sì. E qui la nostra pizzetta, il basilico e mozzarella. Grazie. Buon appetito. Grazie. E quindi qui ci sono le entree da gustare così, finger food, interessanti, questa l'ho già provata. Come vedete le uova conteremo in tutte le posate che serviamo poi per pranzo, e qui si continua. It's a blend of carnaccia blanca, non è vero, carnaccia blanca is the most emblematic variety over there. Yeah. And it has 18 crosses with the meat. That's complexity to the wine. It's a little bit complex and sweet. Thank you so much. Quindi vernaccia bianca, che già conosciamo in Sardegna, ok? Qui già cominciamo a fare un po' di antipasti con i tre burri, che vengono serviti, abbiamo delle olive, al pomodoro e al rosmarino, serviti con i pani artigianali, ai cereali, e anche un pan nero o medio, anzi di contorno. E questo è un altro. Va bene, qui abbiamo la nostra sopa di porro con uova di trotta e uovo poché. Wow. Perfetto. Grazie. Buon appetito. Grazie. E si comincia quindi, signori. Buon appetito. Voilà. Oggi sono un po' distratti comunque. Mi ha portato un piatto che non corrispondeva a quello che avevo chiesto e comunque sono stati immediati nel sostituirlo, quindi questa era carta di tono rosso, ben servita, non male direi, però la lasciamo decantare perché devo ancora concentrarmi sui burri che sono veramente molto buoni. Comunque signori, da tartare di Fornel al Ceris, voilà. Eccolo qua. Qui abbiamo il nostro manzo con un succo ridotto al vino, una succo burgalesa si chiama, tipica di Burdeos, di Francia. Sì. Con funghi, carote, crema di carote e patata croccante. Buona grazie, pizza. Grazie. Un manzo fatto come si deve, piatto bello caldo. Eccolo là. Il sangue come piace a me, perfetto, dai, ci siamo, molto bene, wow, bene, buon appetito. La passo al rosso perché con le carni ovviamente bisogna accompagnarle col rosso, quindi Abadal Matisse, cos'è una, vabbè, non vedo cos'è, che vino è? Es Matisse de Abadal, es del Pla de Bages, es un cupaje de Cabernet Sauvignon, Merlot y Mandon, que es una variedad local de aquí, y tiene 10 meses de crianza en botas de, en barricas de rubio francés. Ok, perfecto. Si lo quieres probar antes. Gracias. Penso che comunque comprendere i tempi di una cucina stellata, quindi vedere i singoli passaggi, capire quanti
personale ruota attorno a ogni singola mansione di ogni, della cucina, che deve essere perfetta, insomma. Sia una buona scuola, insomma. Non diventerò mai cuoco, però mi piace vedere quanta sinergia e quanta tecnicità nel gestire ogni singolo passaggio della cucina ci sia, ecco, questa è la summa, voilà. E questa è degustazione di formaggi, che chiude un po' il pasto, quindi si passa da formaggi, sono tutti molto strutturati, però si parte da una, è consigliato di partire da questi vaccini iniziali, uno un po' più consistente come vedete, l'altro un po' più cremoso, e poi passare a un caprino e tornare sulla vacca, però vacca arborinata interessantissima, da, non ho detto, da accompagnare con la purea di melacotogna. Signori, qui vi saluto, anzi no, vi do appuntamento poi al Belvedere, sperando, oggi non c'è il sole, quindi dopo capirete anche cosa vuol dire eventualmente una vacanza qui, e capirete che c'è un bellissimo bar all'ultimo piano che merita davvero. Ci si gusta i tetti della città, buon appetito. Il valore aggiunto di questi posti è anche poter concludere il pranzo sul rooftop. Purtroppo oggi la piscina è chiusa, che peccato, non depone a nostro favore. Non vi potrò far vedere immagini interessanti, ma va bene, comunque si sta bene così. Di fronte al paesaggio di questa città, dopo andrò a fare una passeggiata un po' più estesa. Mirerò verosimilmente sul W, che è quel hotel che vedete lì in fondo, nascosto tra le guglie, eccolo là, e si va verso il mare. Verosimilmente farò aperitivo lì. Ragazzi, è stato un pranzo molto interessante, e quindi lo replicherò, come ho sempre fatto, e buona serata, ciao ciao!